È finita con una sorpresa il ballottaggio in Sicilia, dove la partita si è chiusa sostanzialmente con un pareggio fra il centrodestra e il centrosinistra, ma con due novità in assoluto. A Sciacca, il ribaltone, il centrosinistra vince nonostante al primo turno fosse in vantaggio il centrodestra, tanto da sfiorare l'elezione al primo turno, data certa e poi sfiorita per pochi voti al controllo delle schede. Il neo sindaco di Sciacca è Fabio Termine, dottore in giurisprudenza di anni 32, e succede a Francesca Valenti, a capo di quattro liste, tra cui quella del PD. Al ballottaggio ha battuto il suo sfidante Ignazio Messina, candidato con sei liste, tra cui quella di Fratelli d'Italia, ottenendo il 53% dei voti. Consigliere comunale uscente, Termine si era candidato alla carica di primo cittadino della città termale, senza successo anche nel 2017. Intanto vediamo un po' di retroscena. Lo sfidante Messina, segretario nazionale d'Italia dei Valori, ha riconosciuto la sconfitta, ma ha confermato il ricorso al TAR contro il risultato del primo turno, quello che lo aveva visto fermarsi al 39,9%, a un soffio quindi dalla vittoria immediata. Messina ritiene che ci siano state preferenze a lui attribuite che non gli sono state riconosciute. Il primo risultato ufficiale aveva indicato la sua vittoria col 40,1%. Ma poi si sono tolti 38 voti che gli sarebbero stati attribuiti per errore riconosciuto dallo stesso presidente di seggio nella sezione numero 4. Il progetto di rinnovamento credibile è candidato a sindaco. La nostra proposta organica di Centrosinistra Unito e Giovane è stata premiata dagli elettori di Sciacca. Ora mettiamoci al lavoro per rendere concrete le nostre idee. Così il parlamentare di Sciacca del PD Michele Catanzaro commenta il successo di Fabio Termine al secondo turno di ballottaggio delle elezioni amministrative a Sciacca. È il risultato di un gran lavoro di rinnovamento che stiamo portando avanti in tutta la provincia di Agrigento, aggiunge il parlamentare del PD Catanzaro. Le comunità di Sciacca, come è successo 15 giorni fa in altri comuni agrigentini al voto e come accade in altre parti d'Italia, premiano un programma concreto che guarda al futuro, che sta costruendo una classe dirigente nuova, che ascolta i bisogni dei cittadini e che propone progetti progressisti che coinvolgono i giovani e la gente libera. Intanto vediamo come è finito l'inedito ballottaggio Villafranca-Sicula, il sindaco eletto con 7 voti di scarto. Dopo un pareggio al primo turno, Gaetano Bruccoleri, farmacista, si è aggiudicato un inedito ballottaggio nel comune di Villafranca Sicula, in provincia di Agrigento. Ha sconfitto il suo avversario, l'uscente sindaco Domenico Balsamo, ottenendo 7 voti in più. Nel piccolo comune dell'Agrigentino, 1.300 abitanti, lo scorso 12 giugno i due contendenti avevano ottenuto lo stesso numero di preferenze, ossia 481. Ne è scaturito un ballottaggio fatto senza precedenti, trattandosi di un comune dove vige il maggioritario.